E proprio il candidato premier Luigi Di Maio, in un video pubblicato su Facebook pochi istanti fa, ha detto denuncerò i massoni per aver inficiato l'immagine del Movimento 5 Stelle. Chi ha mentito non la passerà liscia. Ma Consolo, è rimasto deluso da quanto ha scoperto all'interno del suo movimento per i comportamenti dei suoi colleghi parlamentari? Innanzitutto buonasera, non sono ancora miei colleghi parlamentari, non sono rimasto deluso di ciò che ha consentito al movimento di mostrare il suo vero volto, sono rimasto anzi molto soddisfatto e contento di vedere che davvero la maggior parte, il 95%, il 92%, non ha molta importanza, versa la maggior parte del proprio stipendio per una finalità pubblica nelle casse di un fondo speciale del MEF. E il fatto che qualcuno invece non l'abbia fatto, e peggio ancora, questo sì è motivo evidentemente di dispiacere, che qualcuno abbia fatto delle carte, diciamo così, non regolari, insomma, e beh, questo sì è motivo di profondo dispiacere, che viene prosubito bilanciato dal fatto della ferma reazione immediata di questa formazione politica nuova, che ha dei modi nuovi anche quindi di approcciare le problematiche che spesso nascono in politica, perché le creature umane sono quello che sono, vale a dire l'espulsione dal movimento immediata. Questa è la novità, a fronte della quale si risponde: ma perché non l'avete controllate voi prima? Perché non avete prevenuto le Iene? Beh, ma questo è un movimento che non ha, io l'ho potuto vedere in queste settimane, al suo interno un'organizzazione partitica con uffici complicati che possono effettivamente fare lo screening e quindi andare a verificare caso per caso come sono avvenuti i versamenti. Perché non si è ancora detta la cosa più importante. Questo è un movimento che non solo ha i parlamentari che versano per il 92-93% di loro più di metà del loro stipendio in questa cassa pubblica, ma è un movimento che ha rifiutato i rimborsi elettorali. Vale a dire quella cosa che avrebbe consentito di avere denaro per fare degli uffici del Certo, movimento certo. effettivamente molto articolati e complessi che possono fare quella Ma verifica. infatti la vicenda sicuramente ha dato visibilità alla restituzione del parte delle indennità percepite dai parlamentari pentastellati e sembrerebbe essere questo che nelle intenzioni di voto, se non altro, l'elettorato intende premiare. La carenza di controlli però gettano dubbi sulla capacità eventualmente di gestire una macchina statale molto, molto più articolata di un partito e che fra poche settimane dovresti iniziare a fare, se i sondaggi saranno confermati. La macchina statale non verrà gestita dal movimento, ci mancherebbe altro. L'identificazione fra Stato e forze politiche si è avuta nell'epoca del fascismo, allora sì, il partito fascista coincideva almeno in parte con l'organizzazione statale. Il movimento è una forza politica nuova che vuole ascoltare la società, che ha caratteristiche tutte sue proprie. La macchina statale è la macchina dello Stato, estremamente complessa, costosa, talora anche arrugginita. E quella deve poter funzionare meglio, deve poter funzionare Chiaro. meglio nel campo della lotta appunto all'evasione fiscale, che può assomigliare a grandi linee a questo caso, ma la differenza è questa, che c'è un obbligo costituzionale e normativo di pagare le imposte, laddove non c'è un obbligo legale per i parlamentari di restituire parte dello stipendio, Questo è perché se no ce ne chiarissimo, sarebbero chiarissimo. molti di più di restituzioni, noi invece siamo i soli ad aver fatto le restituzioni. E insisto sul punto che non avendo preso il rimborso, non avendo voluto il rimborso delle spese elettorali, sono molte decine di milioni di euro, il movimento è ancora articolato in maniera estremamente spontanea, conta moltissimo sul volontariato e non ha questo tipo di microburocrazia interna che gli altri partiti hanno. Con cui però bisognerà poi avere a che fare, anche se non c'è una perfetta coincidenza, ma con lo Stato poi bisogna sapersi interfacciare. Sardone, lì da vedere. Sì, allora, vengono aumentate le retribuzioni delle forze dell'ordine. Perché gli altri partiti, a cominciare dal PD, non accolgono l'invito di Di Maio di fissare la retribuzione di tutti i parlamentari sostanzialmente al doppio dell'aumentato stipendio delle forze dell'ordine? Perché non c'è un'adesione immediata, corale, entusiasta a questa soluzione, che generalizzerebbe il sistema dei 5 Stelle e farebbe sì che il controllo a questo punto fosse a monte, perché in tasca gli arriverebbero solo i denari giusti a Posso tutti. Perché? rispondere? E
questo non è un interrogativo rispondo. Al quale potranno rispondere gli elettori andando poi a votare facendo una scelta consapevole. Maurizio. Il punto però è che bisogna raccontare la verità agli italiani e se si dice che delle risorse vengono tolte dal proprio stipendio per darle in un fondo, bisogna poi che questa cosa sia vera, altrimenti si raccontano delle bugie e la credibilità di un movimento si giudica anche dalla verità che sa dire agli italiani. Siamo davvero in chiusura, ma Consolo, a lei la possibilità di rispondere. Ma la signora Paita è veramente molto eloquente, ma io quello che avevo proposto, Di Maio, quello che aveva proposto, non è che tutti i parlamentari di tutti i partiti di tasca loro, dopo aver preso 10-11 mila euro, ne diano 6-7 mila, come fanno quasi tutti i 5 Stelle, al Ministero. La nostra proposta è che a questo punto lo stipendio dei parlamentari scenda a 3.000, 4.000, 5.000, vedete voi, euro netti, cioè circa la metà di oggi, cioè circa il doppio delle forze dell'ordine, e il resto venga trattenuto a monte direttamente dal Ministero. Quindi non giochiamo con gli equivoci, qui non si tratta affatto di speculare su un piccolo episodio molto isolato. Non vi accavallate però, vi chiedo questo, non vi accavallate. Le ho appena detto che la sua eloquenza è stata molto impressionante. La mia replica è molto semplice. La nostra proposta, a cui voi dite adesso per bocca sua di aderire, è una proposta su cui penso possano convenire tutti i partiti. Almeno un primo punto di intese programmatiche precise, su cui gli italiani credo che davvero tireranno un sospiro di sollievo. E magari poi anche sul rimborso delle spese elettorali, che i 5 Stelle non prendono, non vogliono, e che tutti gli altri partiti invece incassano, che sono spese molto cospicue e che vanno contro la volontà degli italiani a suo tempo nel referendum di abolire il finanziamento dei partiti. Tecnicamente è un po' diverso il rimborso delle spese elettorali, ma di fatto è una forma di finanziamento statale ai partiti, ad alcuni partiti, non al movimento che partito in quel senso deteriore non vuole diventare. Spero di essere stato chiaro. Chiarissimo, Massimiliano.